E ben ritrovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura subito parliamo di cronaca, ma andiamo subito a vedere il nostro primo servizio. Non è un provvedimento urgente, strettamente legato all'emergenza epidemiologica, ma un DDL multisettoriale di manutenzione nato per volontà della Giunta nel febbraio scorso, ben prima dello scoppio del Covid, per semplificare e sburocratizzare alcune procedure e rendere più efficaci disposizioni di legge che necessitavano di aggiustamenti e perfezionamenti. Lo ha detto l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, intervenendo in Consiglio regionale nel dibattito legato all'esame del DDL 93, la legge regionale multisettoriale che interviene in diversi ambiti: bilancio e programmazione, credito, finanze, imposte, tributi, contabilità, demanio e patrimonio, organizzazione della regione, degli enti, delle agenzie regionali, personale del comparto unico, società a partecipazione regionale, statistica e sistemi informativi, libro fondiario. Proprio perché costruito in un'ottica di semplificazione e sburocratizzazione delle norme, ha aggiunto Roberti, il DDL non poggia su alcun presupposto di tipo ideologico, neanche nel settore sicurezza, ambito nel quale le norme impegnano 800.000 euro in meno e allargano con 700.000 euro la platea dei comuni beneficiari, ma solo per consentire loro di coprire le spese di sanificazione e di acquisto di dispositivi di sicurezza per i corpi di polizia locale. Intervenendo in aula, l'assessore ha quindi spiegato che nessuna risorsa sarà sottratta ai comuni. Le norme intervengono su finanziamenti che le amministrazioni hanno dichiarato di non riuscire a spendere entro il 2020, cifre che verranno puntualmente riassegnate nel 2021 con l'assestamento di bilancio. Il dispositivo dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trieste è arrivata nel giro di qualche ora dal termine dell'udienza, poche righe, dove a contare un'unica parola: annulla. Si riferisce all'imputazione ancora ferma all'impianto indiziario sulla presunta corruzione che coinvolge un funzionario del fisco di Pordenone e costata all'imprenditore trevigiano Gianluigi Pessotto di Gaiarine, il titolare della Solvepi di Prata, la misura cautelare dell'interdizione della durata di 6 mesi. A fine maggio l'ordinanza cautelare del GIP Rodolfo Piccin era stata annullata, limitatamente alla stessa ipotesi di accusa per l'avianese Fabrizio Florian, il funzionario che si trova ai domiciliari, per la presunta induzione indebita a dare o promettere utilità all'imprenditore che poi ha denunciato per la presunta sponsorizzazione pilotata all'associazione sportiva Aviano Calcio. La misura dell'interdizione di fatto bloccava l'attività della Solvepi in quanto Pessotto non aveva la possibilità di operare. Il suo difensore, l'avvocato Guido Galletti, aveva agito su due fronti. Prima si è rivolto al GIP di Pordenone, a cui ha inutilmente chiesto la revoca della misura dopo aver appreso che il riesame per la posizione di Florian aveva annullato la parte di ordinanza che riguardava i contatti con Pessotto, e ora ha discusso il ricorso invece al Tribunale della Libertà di Trieste, a cui ha chiesto anche di annullare, oltre all'ordinanza che disponeva l'interdizione, anche il provvedimento di diniego alla revoca firmato dal GIP. Galletti ha le armi affilate e promette battaglia. Non ha potuto confrontarsi in aula con il procuratore Raffaele Tito, presente invece in occasione dell'udienza in cui è stata esaminata la posizione di Florian. Il magistrato tuttavia ha trasmesso al riesame, presieduto da Enzo Truncellito, a latere giudici Marco Casavecchia e Camillo Poilucci, atti supplettivi di indagine relativi al 20 maggio e ulteriori atti che erano stati portati all'attenzione della procura il giorno precedente l'udienza. Pessotto era sospettato di aver fornito a Florian un furgone pieno di panettoni e prosciutti per alcune informazioni ottenute accedendo alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate. Una circostanza, afferma Galletti, che è stata ampiamente chiarita. Adesso ipotizzano che la controprestazione fosse una promessa di impiego a Florian. La difesa nega fermamente l'ipotesi. L'inchiesta, coordinata dal procuratore Tito, è condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Pordenone. Gli investigatori sono usciti allo scoperto eseguendo la misura cautelare che ha riguardato Florian e Pessotto. Contemporaneamente è stato sottoposto a perquisizione un altro funzionario pordenonese, Olindo Calamarino, appena andato in quiescenza, per il quale la procura sta lavorando a ipotesi di abuso d'ufficio, rilevazione di segreti d'ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio. Domani riapre anche il centro giovani. In questo periodo noi ci siamo anche attrezzati, logicamente abbiamo lavorato affinché ci sia un buon comportamento virtuoso di sicurezza, quindi abbiamo fatto in modo che le regole siano quelle del distanziamento che ancora esiste, dei non assembramenti, quindi da domani riapre il centro giovani e da domani
riapriranno, tra virgolette, nel senso che questi sono ambiti già aperti, ma potranno essere fruiti anche i nostri parchi gioco. Ecco, da questo punto di vista sono anche molto orgogliosa nel dire che abbiamo utilizzato questo periodo per implementarli con dei giochi che gli stessi bambini, gli stessi ragazzi, nei nostri sopralluoghi, insomma, che abbiamo fatto in questi mesi, in questi 2 anni e mezzo, questi 3 anni, hanno proposto. Quindi abbiamo implementato, ad esempio, il parco gioco, lo leggo perché ringrazio anche gli uffici e l'ufficio tecnico per questo, l'ingegnere Englaro che sovraintende, che segue, il parco gioco di via Zappata avrà degli ulteriori giochi che sono la piramide di corde con la pavimentazione antitrauma in gomma che stiamo portando un po' ovunque perché è migliore della ghiaia, anche perché non trattiene logicamente poi i residui dei gatti e altre cose, insomma, quindi stiamo sostituendo la ghiaia con l'antitrauma in gomma. E poi ci sarà anche un'altalena con cesta che è inclusiva per i disabili, potranno giocare anche loro in via Zappata insieme a tutti gli altri bambini. E poi un'attrezzatura di workout multipla, che è una palestrina, diciamo, che può essere utilizzata da chiunque, anche dai bambini più piccoli, con la pavimentazione antitrauma. E in via Parini abbiamo aggiunto un gioco multiplo al parco della rimembranza. Delle mamme dei bambini molto piccoli mi avevano chiesto dei giochi a molla e ne abbiamo aggiunti addirittura 3, e domani potranno essere utilizzati, mi raccomando, sempre logicamente con l'attenzione di evitare gli assembramenti, perché quelli sono sempre vietati. E poi al parco Celottini la posa in opera di 2 nuovi giochi a molla, sempre per i bambini più piccoli, nell'area dei bambini proprio, e anche lì stiamo realizzando la pavimentazione antitrauma. Inoltre, nel parco della rimembranza, dove c'era il problema dell'erba, dello scivolo, anche lì stiamo sostituendo con delle modalità adeguate. In via Valentini si è in corso d'opera la realizzazione della pavimentazione antitrauma per il gioco multiplo esistente. Code di 9 km sull'autostrada A4 quest'oggi tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro, poi fino alla Tisana in direzione Trieste, tutto per i lavori in corso. L'autostrada è infatti rimasta chiusa nel tratto tra Porto Gruaro e la Tisana in direzione del capoluogo regionale del Friuli Venezia Giulia a causa di un avvallamento dell'asfalto autostradale causato dalle forti precipitazioni cadute in questi giorni. A seguito delle ultime abbondanti piogge, nella notte si è verificato il cedimento della pavimentazione in un'area di circa 10 metri dove sono iniziati i lavori proprio della terza corsia e che ha richiesto l'intervento del personale di Autovie Venete e della ditta appaltatrice. Dalle 5 di questa mattina la concessionaria autostradale ha provveduto quindi a chiudere il tratto interessato tra il nodo di Porto Gruaro e la Tisana in direzione Trieste. Operazioni lunghe e complesse che hanno portato a ben 9 km di coda tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro, dove appunto c'era l'uscita obbligatoria con l'intasamento poi della statale 14 fino alla Tisana. Per chi proveniva da Milano si è consigliato addirittura il bypass della A27, come è stato segnalato dai pannelli a messaggio variabile, e quindi con il passaggio tra Mestre, Conegliano e poi Porto Gruaro. Autovia ha consigliato addirittura poi l'uscita ai caselli di San Donace, Salto e Sastino da utilizzare per continuare sulla viabilità ordinaria. Sindaco, tutti uniti per riportare Zeno D'Agostino alla guida dell'autorità portuale di Trieste e Monfalcone. Sì, è molto importante che Zeno rientri al suo posto di presidente del porto. In questi anni abbiamo lavorato molto bene insieme, non ci sono mai stati contrasti. Insieme con Mario Sommariva, con Santi Terranova e sottoscritto, abbiamo realizzato delle opere importanti che sono sotto gli occhi di tutti. Oggi siamo qui con tutti i lavoratori del porto che si sono chiusi attorno al loro presidente Zeno D'Agostino e vi aspetto tutti sabato in Piazza Unità. Voi
Voglio dare il sigillo della città all'ospedale di Pordenone, un grazie ufficiale per il corale e generosissimo impegno dimostrato nel periodo buio della pandemia a medici, infermieri, operatori sociosanitari, con loro anche Protezione Civile, Croce Rossa, Forze dell'Ordine, medici di famiglia che hanno visto nell'ospedale il simbolo della solidarietà pordenonese. L'intenzione di offrire il massimo riconoscimento del comune al Santa Maria degli Angeli e a tutto il suo personale è stata resa nota sulla pagina Facebook dallo stesso sindaco Alessandro Ciriani, che ha voluto subito aggiungere un segno di riconoscenza e un impegno a difendere la qualità dell'offerta sanitaria. Un sigillo che idealmente consegnerò a tutta la città, responsabile e civilissima. Siamo stati bravi, continuiamo ad esserlo. Un annuncio che da parte del sindaco si chiude con l'auspicio, appello all'intera città a continuare nei comportamenti corretti per scongiurare una possibile rialzo dei contagi. E intanto, se nessuno mette in dubbio l'impegno e la determinazione profusa dal personale sanitario nella lotta alla pandemia, si alza però il tono delle accuse contro la dirigenza dell'azienda sanitaria rispetto alle carenze di personale e alle difficoltà per il periodo estivo. Dopodomani il sindacato della sanità di CGL CISL UIL sarà in presidio davanti alla sede ASFO per chiedere più investimenti e più assunzioni. Intanto una misura inserita nel decreto rilancio permetterà l'assunzione di quasi 200 infermieri in regione, 50 quelli destinati a Pordenone. Si tratta dei cosiddetti infermieri di famiglia, un modo per rimpolpare la carenza di infermieri nei distretti e nei presidi territoriali come le RSA o le case di riposo. Si tratta, ha sottolineato il consigliere regionale del PD Nicola Conficoni, di una risposta ai territori, quei servizi che anche nel Friuli occidentale debbono essere potenziati in quanto necessari non solo per i pazienti Covid, ma in genere per persone anziane o più fragili, cronici, non autosufficienti. Alla regione saranno affidati i modi e i tempi del reclutamento. Siamo all'anagrafe di Udine con il signor sindaco, l'azienda è la Calzavari, io ne sono presidente. Abbiamo installato il primo sistema di rilevazione tablet per gli ingressi che permette di avere un'efficienza e una velocità di lettura molto superiore a quella dei semplici termometri o termografi a mano. È una donazione che facciamo molto volentieri al Comune di Udine, perché in questa emergenza la popolazione, tutto il civismo si vede anche attraverso le imprese che supportano il territorio, quindi siamo felici di aver potuto fare questo primo passo presso il Comune di Udine. Grazie signor sindaco. Io ringrazio l'imprenditore Calzavara, che è un'impresa friulana qui alle porte della città di Udine, per questo regalo. Sono elementi innovativi in una situazione che deve essere ancora tenuta sotto controllo per quanto riguarda questa pandemia di coronavirus. In città per fortuna la situazione è ottima, però dobbiamo sempre controllare, soprattutto in luoghi come questo in cui c'è un'alta frequenza di persone, ci sono moltissime persone che entrano per chiedere documenti, e quindi è importante avere questo strumento che tutela tutti, chi lavora ma anche chi entra, che non rischia di essere contaminato da questo benedetto coronavirus. Grazie all'impresa Calzavara, grazie all'imprenditore che ci ha fatto questo regalo, è importante e ci aiuta a superare questi momenti di pandemia da coronavirus. Ci fermiamo qui con questa edizione del Friuli Venezia Giulia. Vi ricordo che potete rivederla sulla nostra pagina Facebook di Media 24, dove potete seguire anche i nostri live. Grazie a voi tutti, buon proseguimento con i programmi della rete.